cascano tutti. In breve, cosa potrebbe... quello che mi scondo... cosa potrebbe portare? A quello che ha già portato, a una forma di malattia. Credo che Berlusconi abbia un problema patologico. Tutti si fermano sui problemi politici, sui problemi di arroganza. Per me è un problema medico, un problema clinico, ma non per dire scemo queste cose. Io non offendo nessuno. Io voglio andare a vedere che cosa scatta in una persona che, convinta o non convinta, vede determinate cose, quelle che io chiamo le visioni, che lui chiama televisioni, ma sono visioni. Se le ha così, quale forma di malattia c'è? E secondo me c'è la malattia di una grandeur e di un senso del divino, senza essere divino, ma sentirsi solo grande. Magari gli uomini, ne parlavo prima nelle interviste di prima, fossero meno umani, fossero più divini. Qui non si tratta di... è qui a sentirsi un divino. La malattia grave, patologica, è sentirsi un Dio. Non essere, magari... io sono preoccupato da questa patologia che viene ben prima del concetto politico, amministrativo. Ed è un concetto che io voglio sapere. Ma com'è possibile raggiungere certe anime? Come chiedo realmente a certi politici o a certi assassini o a certa... Ma io vorrei dire questo, Saviano. La camorra è un problema di anime, non solo un problema politico. Com'è possibile che si decida dentro, interiormente, antropologicamente, di uccidere un bambino, di cementare della gente o di mandare alla devastazione un paese? Questo per me è un problema antropologico, filosofico, non è politico. Politico viene dopo e non se ne parla mai di questo. E quindi ho risposto.